Shepard, ora che i razziatori sono stati eliminati dalla galassia, immagino che si possa tornare a respirare. Non ancora, ci sono state delle complicazioni. Come sempre. Hackett mi ha aggiornato sul crucibolo. Pare che ci sia ancora qualche nodo da sciogliere. Mi ha fatto piacere occuparmene. Immagino che lei e Cali Sanders foste vicini. Sono in debito con te, Shepard. Io e Cali ci siamo conosciuti circa 20 anni fa. Inizialmente abbiamo anche combattuto con Saren. Io e lei eravamo molto vicini. Lei le manca. Anche lei mi manca. La fine del mondo ci ricorda le cose che non siamo riusciti a fare. Forse quando la guerra sarà finita, io e Cali faremo qualcosa. La vedrà presto. Lo spero. Ma al momento abbiamo un problema più grosso. La galassia piena di burocrati terrorizzati. Mi ha assunta per questo. Sei stata arruolata per uccidere i razziatori. Spero che non ti sia fatta distrarre dalla politica. No, non è successo. E lei? Cosa sta succedendo sulla Terra? Ti risparmierò i dettagli. Diciamo che molte città nel mondo hanno smesso di rispondere. Davvero? Io e te sappiamo perché eravamo lì. Ma tutti gli altri? Non credo che lo shock sia già passato. Lei è al sicuro? Dipende dal momento. Ho preso una navetta d'emergenza da Vancouver. E ora ci muoviamo di nascondiglio in nascondiglio cercando di sopravvivere. E i razziatori? Stanno mietendo qualunque cosa si muova. Si sono concentrati sulle grandi città. Questo dovrebbe garantirci un margine d'azione maggiore. Pensa che potrete resistere? Diamine, per ora stiamo solo cercando di parlare l'uno con l'altro. L'unica cosa che possiamo fare ora è organizzare la resistenza a livello locale. Almeno non mancano i volontari. Tutti sanno cosa c'è in gioco. Non so come vinceremo, ma lo faremo. Anche se dovesse costarmi la vita. Beh, sei già morto una volta e questo non ti ha fermato. Evitiamo comunque di giocare con la sorte. Stai attento, Shepard. Anche lei, signore. Ci sentiamo presto. Chiudo. Comandante, l'estrazione della femmina Krogan su Surkesh è stata un'operazione brillante. Non ero sola, Mordin Solus sapeva ciò che faceva. Sì, Garrus mi ha parlato del dottore che era con voi nella missione. Mi stupisce che un Salarian abbia a cuore la sorte dei Krogan. La guerra riserva delle sorprese. Raramente buone. Sono lieto che questa abbia giocato a nostro favore. È tutto. Certo, comandante. Hai bisogno, Shepard? Per ora è tutto, Vrex. Torniamo al lavoro. Sì. Qualche problema? Mordin ha già dei miei campioni di tessuto. Diciamo che i bisturi non dovevano tagliare dove hanno tagliato. Alla fine di questa guerra spero di incontrare tutti quelli che si sono messi comodi quando avevamo bisogno di loro e di vendicarmi. Certo, perché no? Facciamo un'altra guerra dopo questa. Comandante, Cerberus sta attaccando i civili su Benning. Ci hanno chiesto di aiutare a evacuare il pianeta. Anche il mio laboratorio aveva studiato i Rachni. La loro comunicazione a lungo raggio priva di latenza, la capacità di controllare gli operai. A distanza ravvicinata la regina può addirittura parlare tramite membri morti o morenti di altre specie. Per fortuna sono dalla nostra parte. Se riuscissimo a sviluppare comunicazioni a lungo raggio istantanee senza la correlazione quantistica, beh, forse dopo la guerra. Comandante?
preoccuparti, Ida. Quando i Krogan saranno sbarcati, elimineremo la puzza. Sebbene questo corpo possieda sensori olfattivi, non ho associazioni positive o negative rispetto a determinati odori. Ah, beh, beata te. Come sta, Grant? Il nostro piccolo artificiale è ormai cresciuto, eh? Sarà presto in piedi e pronto a uccidere, in men che non si dica. Beh, ha imparato dalla migliore, comandante. Ogni volta che incenerirà qualcuno con un fucile a pompa e riderà felice, penserà a te. Ida dice che c'erano dei Rakni là sotto? Già. Pensavo fossero con noi dopo che hai salvato la loro regina su Noveria. Non era colpa sua, era stata catturata. Ora è dalla nostra. Finché i razziatori non troveranno un'altra nota gialla corrotta o qualcosa di simile. Comandante? Shepard, avrei una domanda sul comportamento umano. Perché non riguardano mai il comportamento dei Turian o delle Asari? Ho interrogato Liara riguardo alle procedure di unione delle Asari. Ha risposto che finché non saprò custodire i segreti dell'equipaggio della Normandy, non mi confiderà alcuna informazione di natura privata. Il termine Asari che ha usato corrisponde al vostro pettegola. Credo sia diventata ancora più riservata dopo aver assunto il ruolo di ombra. Non dirlo a me. Salve, Shepard. Salve, Shepard. La navetta è pronta a tornare in azione. La navetta è pronta a tornare in azione. Rakni, con tutto quello che... Ma com'è possibile? È come se avessi addosso il malocchio, cazzo. Grant è più matto di te, per intenderci. Faresti meglio a guardare. Senti questo ronzio? Lo sento solo io. Posso parlarne? È roba ultra top secret. In effetti potrebbe scatenare il panico. Ma non sarebbe anche una spinta al reclutamento? E spingerebbe un certo Krogan con immunità diplomatica a massacrarmi? No, grazie. Comandante? Hai bisogno di me, comandante? Non ora, Allers. Sempre a tua disposizione. Tutto ok, comandante. Comandante? Comandante, non immaginavo di imbattermi nei Rakni in questo ciclo, ma non mi stupisce. Sbaglio o voi li usavate come armi? Armi biologiche. È successo prima che io nascessi. Ma tutti i Protean conoscevano la storia.
Quando li abbiamo scoperti, i Rakni trascorrevano le loro vite cantandosi i propri pensieri. Ma i nostri scienziati erano più interessati alla loro biologia. I Rakni erano in grado di sopravvivere anche negli ambienti più ostili. Così noi li abbiamo addestrati alla guerra, selezionando le regine più intelligenti e aggressive. Poi li abbiamo scatenati contro i nostri nemici, finché non sono diventati troppo aggressivi e intelligenti e si sono rivoltati contro di noi. Li abbiamo sterminati prima che potessero progredire ulteriormente, ma a quanto pare ce n'è sfuggito qualcuno. E il nostro esperimento si è evoluto nella nemesi di questo ciclo. Nel nostro ciclo era inconcepibile fidarsi dei Rakni. Erano solo degli animali. Ma se ora vogliono schierarsi contro i razziatori, così sia. Sono felice di aver incontrato il Krogan Grant. Occupando il suo alloggio ho potuto conoscerlo meglio. Si opporrà ai razziatori con estrema ferocia. Preferirei restare da solo. Smettila di darti la colpa, allora. È stato stupido da parte mia chiederti di tornare sulla Normandy. Ma ti ho abbandonato. Ho abbandonato Shepard. Ho abbandonato tutti quelli che erano elencati su quel memoriale. Tu hai avuto il coraggio di appoggiare Shepard. Joker l'ha fatto. Anche Garrus e Tali. Ma Ashley non l'ha fatto. Liara nemmeno. Erano forse delle codarde? Non credo proprio. Greg, sei uno degli uomini più coraggiosi e leali che io conosca. Eri destinato a essere qui, ora. Abbiamo una guerra da vincere. Elimina questi pensieri e concentrati. Ok, hai vinto. Non ne parlerò più. Salve, comandante. Comandante. Non è la prima volta che ho a che fare con i Rakni. Davvero? Li hai già visti? Qualche anno fa, su Noveria, Saren e i suoi volevano estorcere informazioni alla regina Rakni. Hai visto la regina? Le abbiamo anche parlato. Sul serio? Davvero incredibile! Le tue imprese sono qualcosa di fenomenale. Beh, solo perché sono qui a raccontarle. In realtà non facevamo altro che passare da un guaio all'altro, sperando che vi convinceste a unirvi a noi. Una sola parola, Shepard, Grant. Presto ci saranno altri razziatori morti. Di nuovo dalla parte dei ragni, Shepard? Speriamo ne valga la pena. Ben pochi possono dire di aver visto i Rakni, e forse sono tutti a bordo della Normandy. Se morirò senza vedere altri ragni, sarò un Turian felice. Sempre che non infestino anche l'aldilà. Dannazione. Non adesso. Abbiamo trovato altri ingegneri per il crucibolo, Glifo. 5 scienziati, ex Sonax Industries, che hanno cercato di analizzare tecnologia Protean trafugata sul pianeta Garbug. Tecnicamente sono ancora ricercati dal Consiglio con l'accusa di sottrazione di tecnologia Protean. E la Sonax è sospettata di aver istigato una guerra illegale su Garbug. Il Consiglio chiuderà un occhio se ci aiuteranno con il crucibolo. Offri un'amnistia a quegli scienziati e invitali ufficialmente.
Hai da fare? Possiamo parlare se vuoi. Anzi, mi aiuteresti a distrarmi un po'. Cos'è che ti preoccupa? Il tempo che i razziatori hanno impiegato per sterminare i Protean e quanto gliene servirà con noi. Ci misero secoli a sconfiggere i Protean. Noi ci siamo espansi di meno, ma ci vorrebbero comunque almeno 100 anni. Non vorrei sembrarti egoista, ma se anche fallissimo. Io ho solo 109 anni, Shepard. Potrei vivere fino alla fine di questo ciclo. Solo 109, eh? Lo so, ma forse capiresti se potessi vivere per un millennio come me. Un tempo compatibile le specie che possono vivere molto meno di noi. Ma forse non è un privilegio sopravvivere a quasi tutti e piangere così tanti morti. Non lasciarti abbattere così, Liara. È ancora tutto da decidere. Ma questo è solo merito della tua determinazione. Finalmente abbiamo altre leader dalla nostra parte, ma nessuno ci porterebbe lontano quanto te. A volte mi chiedo come ci riesci. Ogni volta che il mondo sta per finire, penso a quanto ti arrabbieresti se non lo impedissi. Non so se ce la farei senza di te. Adulatrice. Ci provo. Ci vediamo presto, Shepard. Non ho mai visto i Krogan tanto determinati. Un po' mi sconcerta. Ciao, Shepard.